Repubblica, che è stato centro di una delle più feroci stragi nazifasciste tra il 24 e il 27 agosto 1944, dove vennero uccise con una feroce inaudita 173 persone e tra questi molte donne e bambini. Ed ha issato la bandiera della Repubblica di Salò, postando col gesto sui social per fare ulteriore risonanza alla sua iniziativa. Visto che il 9 settembre ultimo il consigliere comunale Maurizio Lorenzoni, assieme a Manfredo Bianchi, ha partecipato ad un'iniziativa che si è tenuta sul Monte Brugiana per issare la bandiera della Repubblica di Salò, ribadendo così la propria adesione personale, politica e culturale ad un revisionismo che vuol parificare vittime e carnefici. Considerato che Maurizio Lorenzoni è consigliere comunale, democraticamente eletto e quindi rappresentante delle istituzioni, e che a nulla valgono le giustificazioni prontamente adottate dall'interessato, sedicente paladino della libertà di espressione utilizzata per giustificare crimini e stragi. Tenuto conto che due giorni fa alla Camera dei Deputati è stata approvata la legge che stabilisce il reato di propaganda fascista, condannando fermamente ogni azione o comportamento che abbia come fine l'indebolimento delle istituzioni democratiche con il travisamento della storia, riteniamo che il consigliere Lorenzoni, la sua figura sia inconciliabile con il ruolo istituzionale che ricopre. Pertanto il Consiglio Comunale invita il consigliere Lorenzoni a rassegnare le dimissioni da consigliere comunale. Della memoria e della resistenza
Costituzione e dei principi della Costituzione, nato proprio per valorizzare le commemorazioni della Resistenza che vengono celebrate nel nostro popolo. È stato instaurato un dialogo con ANPI e con le principali associazioni dei combattenti reduci, nonché con gli istituti storici della Resistenza, proprio perché crediamo che il modo migliore per combattere questi gesti e atti provocatori a cui abbiamo assistito in queste settimane sia quello di rispondere con attività culturali che riescano ad avvicinare i giovani alla conoscenza della nostra storia. Vorrei portare qui anche i prossimi appuntamenti, il 16 settembre del 5 a Toscanina, il 7 ottobre anniversario dell'incendio di Foggia, 10 novembre, anniversario dell'incendio di Avezza e l'inaugurazione del giardino in memoria di Ennio Guarnucci, vittima della strage di Sant'Anna di Stazzè. 11 novembre, anniversario per la prima liberazione della città di Gaeta. Non si può citare l'elogio ai carnefici che hanno insanguinato Carrara e l'intera Chiesa. Dagli atti risultano estremamente gravi perché a compierli è un professore di una scuola superiore che dovrebbe essere un modello per le giovani generazioni. Ed è grave che anche un consigliere comunale di Carrara abbia avallato la sua partecipazione con questo gesto. A maggior ragione, un rappresentante delle istituzioni italiane che sventola la bandiera italiana a fianco a quella delle RSI dovrebbe seriamente porsi la domanda se intende davvero stare dalla parte delle istituzioni che la rappresenta. Per queste ragioni appoggiamo la richiesta di dimissioni del consigliere. Ma se la prende non è soltanto un problema che riguarda la parte istituzionale che chiede la mancanza di voce le volte con tutti gli amici è venuta la massa sia difficile andare troppo nel dettaglio, è talmente grande tanto quando si può vedere, su quello che bisogna fermarci. Brutta pagina perché non è un problema di tenuta istituzionale, dicevo, che pur ci sarebbe se fosse vero che le istituzioni siano contro me, sarebbe un dato veramente culturale, un dato di poco, è il popolo che si ribella rispetto a queste cose, perché se ha avuto un senso aver costruito questo paese sulle basi che riconosciamo essere fondanti e che ereditiamo con qualche imbarazzo, soprattutto guardandoci all'interno di quello che siamo consegniamo. E quindi se siamo eredi lo siamo con grande modestia e con grande difficoltà di diventarci queste verità. E non si può assistere a una cosa di questo tipo come c'è. C'è una prima manifestazione, se si può chiamare. Non poteva essere una grande perché c'è un limite anche alla fotografia. Ma quando può, se si lascia la bandiera d'oro, ma soprattutto si va a mettere vicino a una delle pagine che il periodo del ventennio ce ne ha offerto tante pagine. Ce ne sono moltissime, ma quella che è stata scelta, quella della Repubblica Sociale, credo che addensi su di sé tutto quanto di male c'è stato in quel periodo e
di scegliere due simboli per affiancarlo al simbolo che si viene insieme oggi, francamente non può non provocare le reazioni. Mi dispiace di avere una risposta, ma mi dispiace davvero. Anche a noi. Non è così, sarebbe stato bene che fosse venuto e avesse spiegato le sue ragioni, perché non è mica vero che uno non può spiegare le proprie ragioni. No, un fascista non si può spiegare, sono spiegati abbastanza un po' di anni fa. Bravo. Si sono spiegati più che chiaramente. Non hanno più niente da dire. Non hanno più niente da dire, non devono neanche spiegare, si vogliono portare in casa. Quindi io condivido l'impostazione di dire una situazione seria considerando che fuori, ma non tanto e non soltanto perché ci sia stata questa volontà pace, perché se non si capisce quanto sia brutto attraverso il progetto di chiamare dei contenuti che veramente non appartengono più alle parti peggiori, non è che siamo andati tutti su di noi. Vi ricordate quando c'era il dibattito, ma anche lì c'erano dei ragazzi in buona fede che sbagliavano. Adesso siamo andati a rivendicare la volontà non dei ragazzi che sbagliavano, ma del sistema, cioè della bandiera, della Repubblica Sociale, della Repubblica che ha avallato l'occupazione del paese, della Repubblica che ha contrastato la guerra di liberazione. Io credo che questi siano elementi sui quali si debba essere una parola semplice, ma netta di rifiuto. E credo che il consigliere vada richiamato alla necessità di un grande, perché con voi ci spiegate, non si può dire non vengo perché ho paura di creare problemi. Ma non doveva ancora andare su. Non paura, dell'avere vergogna. E siccome la risposta è c'è stata una richiesta di parlare da parte di Leandro Sanfinetti e Lani. Che abbia detto io non lasciare il mio papà
non possiamo più essere d'accordo. Una cosa però la voglio dire. Noi come anche prima di tutto siamo qui alla difesa della Costituzione. E quindi il Comune rappresenta una parte costituzionale. Se quell'energumeno, energumeno secondo, che fa parte di questa giunta, ha violato la Costituzione. L'ha violata chiaramente, ma non l'ha violata solamente per condizione di appartenenza. Esso, col suo comportamento, ha offeso tutta la provincia di Massa-Carrara, sventolando quella bandiera, prima, sostenendo l'altra bandiera, nella Bruciana, prima del Sale, nel periodo in cui c'era le ricorrenze degli eccidi nefasti che sono stati compiuti, che già altri hanno detto meglio di me. Ho detto, quale offesa se non è questa? È un'offesa alla democrazia, alla libertà, al rapporto civile e umano, e stiamo attenti, compagni, amici, che il perdurare di questa situazione stiamo diventando anche inumani e incivili. Ho paura che rinasca il fascismo, lo temo, perché pur essendo un ragazzo piccolo, l'ho vissuto, quando andavo a scuola, all'elementare, che bisogna fare il saluto, perché ero un piccolo vaniglia e c'era la riflessione, e se non facevo il saluto, andavo nella mensa dove si usciva in piazza d'armi e la mia scodella la trovavo rovesciata. Perché? Perché non avevo fatto il saluto. Non voglio dire questo per raccontare una cosa di me, ma riguardava anche gli altri. Andavo a reclamare dal federale, il federale mi prendeva per i violetti e mi alzava tanto così di terra e quasi mi sputava in faccia, non perché mi sputava, ma la vicinanza, mi arrivava la sorsa viva e si intende di fare il saluto. Ma come facevo io a fare il saluto? Come potevo io fare il saluto quando mio fratello era in Monza, mi ha dato la vita, mi ha dato un po' di libertà a mio al petto. Io l'ho giudicato, come dire, un essere immortale per me, e mi dava gli insegnamenti. Ma certi insegnamenti me li ha dati anche, le voglio ricordare con forza, a certo mese, perché io ho avuto l'opportunità di conoscere. Ebbene, io non voglio durare su questo fatto. Io ribadisco che questo energumero, che tra l'altro è anche insegnante, non sia state dette le cose, bisogna che non metta più credito in questa istanza costituzionale, perché è il perdurare di un'offesa alla città e alla Costituzione. Grazie.